Juve Caserta Gagliarda è bella da vedere al Forum di Milano, dove costringe l'Olimpia a sudare fino agli ultimi secondi del match per portare a casa i due punti. La sfida che rievoca il 21 maggio del 91, coach dell'Agnello la affronta mandando in quintetto un ottimo Marco Giuri al fianco di Siva per consentire a Cincerini di uscire dalla panchina. Bucata subito la zona difensiva dei bianconeri dell'Agnello, cambia registro e la Juve passa in vantaggio con un parziale di 11-2. Le scarpette rosse tornano all'assalto e chiudono il primo quarto in vantaggio 28-20 con i punti di uno scatenato Lafayette. Nel secondo periodo Caserta fa e disfa da sola, palle recuperate e palle perse. L'Olimpia ne approfitta e con Sanders e Baraz semina gli avversari con il primo decisivo strappo sul 36-22. Il Cincerini bianco-nero si sblocca finalmente dall'arco, la reazione ospite si concretizza con i canestri di Downs e Bobby Jones. All'intervallo punteggio alto ed Emporio Armani avanti sul 51-41. Il secondo tempo si apre male per la pasta reggia che subisce la difesa tosta dell'Olimpia che incrementa il proprio bottino fino al più 18 sul 63-45. Nel momento più difficile Bobby Jones a tenere a galla la Juve, poi il break arriva dall'uomo che non ti aspetti. Uroš Lokar piazza due bombe in fila, Bobby Jones prova ad imitarlo e rispedisce la Juve sotto la doppia cifra di svantaggio. All'ultima pausa della gara il tabellone recita 68-63. Nell'ultima frazione Milano si affida ad Ale Gentile, Cincerini non ci sta e pareggia a quota 72. Da quel momento in poi si gioca sui nervi. La pasta reggia prende coraggio e sorpassa due volte l'Olimpia che poi con i tiri dall'arco si riporta per ben due volte avanti di quattro lunghezze. Dopo il missile di Lafayette, Caserta ruggisce con il talento di Peyton Siva, azione da tre punti e nuovo meno uno. I padroni di casa tremano e allora, per non sbagliare, si appoggiano alla fisicità di McLean e Sanders per firmare lo sprint finale. Caserta esce battuta 91-86, testa alta per i bianconeri che tornano in campo domenica al Pianella contro Cantù. Beh, abbiamo fatto una signora partita noi. Siamo stati, al di là di tanti errori, di qualche errore forzato soprattutto dal livello tecnico e organizzativo di Milano, dal livello dei propri giocatori, eccetera. E abbiamo giocato bene in attacco, direi, perché contro la loro mole non era facile, siamo riusciti a non farci invischiare nei loro quasi raddoppi, abbiamo fatto 19 assist in attacco. E dispiace perché alla fine abbiamo fatto due vaccate proprio negli ultimi due minuti e magari perdevamo lo stesso, ma poteva essere diverso il risultato. Tutto questo alla luce del fatto che voi guardate la lunghezza del nostro roster, non parlo dell'abilità dei miei giocatori, parlo della lunghezza ed ovviamente secondo me abbiamo fatto ben troppo. Quindi è il classico, la classica situazione nella quale dovremmo essere contenti, ma i due punti non l'hai presi e alla fine non lo sei. Però i miei bravi, bravi, bravi.